Guattai a tutti ciurma e benvenuti Raggi Green in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa purtroppo non abbiamo vissuto belle situazioni, abbiamo dovuto affrontare Aubrey che lei sembra aver avuto parecchi problemi, non solo familiari, anche personali, e abbiamo quindi rincontrato Basil a casa sua. Si è comportato in maniera veramente molto molto strana ragazzi, per non parlare del fatto che purtroppo quando Omori appunto è rientrato in casa si è ritrovato di fronte evidentemente alla sua fobia per i ragni, quindi lo capisco perfettamente, avete visto che purtroppo la cosa non mi ha fatto molto piacere in effetti. E quindi dopo aver affrontato quell'altra sorta di mostro ragazzi, Arachnide, ci siamo appunto lasciati qui nella stanza di mamma ed è purtroppo ancora notte, per cui non ci resta che immagino andare in camera nostra, anche se come al solito ragazzi... Lo faccio per farmi del male, come al solito andiamo a guardarci allo specchio e sempre qualcosa di brutto, orribile, oscuro, deforme ci aspetta ovviamente alle nostre spalle. Quindi ci sta questa presenza nera che ragazzi ci sta sempre alle spalle. Basil pure ci aveva detto una cosa del tipo: hai qualcosa tipo dietro di te, un letto molto comodo, vuoi metterti a dormire? Sì, mettiamoci a dormire. Veramente meraviglioso. Benvenuto nello spazio bianco. Quindi siamo ritornati nell'altra realtà. Da quel che ricordi è sempre vissuto qui. Quindi questa è evidentemente, non so se il mondo dei sogni o comunque la realtà alternativa che si immagina Robin alias Omori ragazzi. Abbiamo visto che Basil evidentemente era davvero molto vicino a Omori, però c'è stato fino a un certo punto. Tra l'altro è stato Basil a dirci la volta scorsa: non andare via, non di nuovo. Quindi è successo qualcosa di molto grave ragazzi dalla morte di Mary, perché purtroppo appunto abbiamo anche scoperto che la sorella di Omori è morta. Non sappiamo ancora come, cosa sia successo. Qua c'è qualcosa sotto ragazzi di molto più profondo di quello che mi aspettassi molto probabilmente. Quindi vediamo un po' cosa ci dice il portatile. Niente di nuovo. Vediamo se sull'album da disegno c'è qualcos'altro ragazzi, ma non credo, no. Non c'è proprio niente. Non ci resta che appunto andare alla porta e aprirla. Vediamo cosa succede. E adesso ovviamente ci ritroveremo, esatto. Omori, bentornato. Visto Hiro, ti avevo detto di non preoccuparti. Omori appare sempre nel momento del bisogno. Tutto bene, Omori, ci hai fatto preoccupare. Ora che sei qui andiamo a cercare Basil, lui conta su di noi. Aspetta un attimo, Kel, prima dobbiamo assicurarci che Omori stia bene. Oppure tu e Hiro potete andare da soli. Perché? Dai, Omori, andiamo a esplorare insieme. Solo io e te. What the fuck? Ehi, non potete mica escluderci così.
Ha ragione, Aubrey, dobbiamo essere una squadra. Non sai mai quando ti servirà l'aiuto di uno di noi. Siamo più forti insieme. Ah, io e Mori staremmo benissimo da soli. Ne proteggerai, vero, Mori? Che schifo, accidenti a voi piccioncini. Dai, Aubrey, adesso cerchiamo di tornare seri. Andiamo a dire a Mary e a Mori che sta bene. Lo sai che si preoccupa sempre per lui. E va bene, d'accordo. Volevo solo divertirmi un po'. Cioè, fatemi capire. Aubrey aveva anche una cottarella per lui? È questo che mi state dicendo, davvero? La foto di qualcuno che conosci. Cioè, la foto di qualcuno che conosciamo con a fianco due candele, ragazzi. Qualcuno che conosci, non specifica chi. Comunque, Basil, insomma, in questo mondo è scomparso. Ok, mi ha appagato delle vongole, perfetto. Quindi siamo ancora alla ricerca di Basil, in effetti. Ma dobbiamo andare a dire a Mary che Mori sta bene, eccola qua infatti. Ehi Mari, guarda, Mori è qui, Mori! Smettila di sparire così, mi fai venire il crepacuore. Quindi non ci sono ancora tracce di Basil. Dove sarà finito? Non ne abbiamo idea. L'abbiamo cercato ovunque, ma nulla. Oh, spero che Basil stia bene. Mi manca così tanto. Sì, mi manca sentirlo parlare delle cose che ama. Come i fiori e le foto e il disegno e la lettura. Ho i capelli tutti aggrovigliati e mi manca Basil. Di solito era lui a spazzolarmeli. Mori, ti va di spazzolarmeli tu? A me manca come Basil mi ricordava di lavarmi le mani. Guarda, sono tutte sporche. Kel, ma che schifo! Kel, impara a lavarti le mani anche senza di lui. Sentite, lo so che in questo momento è dura, ma dobbiamo restare ottimisti. Cerchiamo di essere tutti come Basil. Lui riesce a sorridere anche quando è preoccupato. Beh, questo non è il Basil che abbiamo visto le ultime volte. Allora, c'è forse qualche posto in cui non avete ancora cercato? Ecco, ci sarebbe una foresta a ovest del ceppo, ma è schifosa e piena di ragni. Oh no, ragni. E allora non c'è che una cosa da fare. Dovrai affrontare ancora una volta le tue paure, fratellino. E lo stesso vale per te, Hiro. Dai, fratello, non puoi tirarti indietro adesso. È come per Mori. Saremo sempre al tuo fianco. Sì, è proprio così. Ah, sono io che esagero. Non preoccupatevi, ragazzi. Se qualcuno o qualcosa prova a toccarvi, lo faccio volare via io. Contate su di me. E non dimenticatevi di me. Sarò sempre pronta ad aiutarvi. Sì, sì, insieme possiamo farcela. Andiamo nella foresta a ovest del ceppo. Guidaci tu, Mori. Quindi non ci resta che andare a controllare anche nella foresta a ovest del ceppo. Il problema è che essendo una foresta, ma guardate un po' voi il caso, ovviamente deve essere piena di ragni. Quindi ci devono stare i ragnacci maledetti anche in questo gioco, ovviamente. Siccome non mi perseguitano già abbastanza dappertutto, no? Ovviamente non doveva bastare il resto. Andiamo a vedere. Accidenti, accidenti. Ho atteso così a lungo questo evento. Oh, giorno gioioso. Oh. Ma che cazzo. Oh sì, finalmente la nostra amata principessa Dulcinea farà la sua comparsa. Cribbio, cribbio, sono in preda a un turbine di emozioni. Sarà lo spettacolo più elettrizzante di tutti i tempi. Diamine, diamine, dobbiamo correre. I nostri 4 biglietti d'ingresso sono proprio qui. Siamo in prima fila, non possiamo fare tardi. Ok. Dunque, da che parte dovevamo andare? Oh, davvero fantastico. Mo' ci tocca pure far fuori ste cazzo le germotalpe. Mannaggia la miseria. Spero che siamo abbastanza forti, ragazzi, ma sembrerebbe di sì. Quello che mi avete detto, ragazzi, è che il succo serve comunque a ripristinare appunto la barra con la quale si usano appunto le abilità. Quindi questo mi è rimasto abbastanza chiaro, insomma. Quello che mi avete detto, ovviamente, è che è fondamentale imparare ad usare le emozioni. Quindi cercherò di tenere a mente anche questa cosa, ragazzi. Avanti tutta. Gli freghiamo pure i biglietti, ma perché dovremmo andare a vedere questa qua? Che tra l'altro è la ex di Capitano Spaziale, lì, incredibile, come cazzo si chiama.
chiamava. Ok, 68 esperienza, 7 vongole, ho trovato biglietti d'ingresso. Iro è salito di livello. Perfetto. Ehi, guardate, queste germotalpe avevano dei biglietti. Fai vedere. Oh, biglietti in prima fila per un qualche spettacolo. Con Dulcinea. Non era l'ex di Cap Spaceboy? Sì, sembra che sia un qualche tipo di competizione. Se è di strada possiamo assistere allo spettacolo. Dopotutto abbiamo biglietti per la prima fila. Beh, perché no? Se è di strada ci fermeremo a dare un'occhiata. Beh, dopotutto abbiamo i biglietti. Cioè, gliele avete praticamente sottratti. Perché se sono scontrati per sbaglio, insomma, con voi. Però vabbè, a parte tutto, andiamo allora. Quindi è qui, è questa foresta che è piena di ragni. Oh, oddio, qui c'è una ragnatela, infatti. Sei pronto, Mori? Siamo qui, pronti ad aiutarti, giusto, Hiro? Certo, chiaro. Va bene. Oh, oddio, le zampe. Non è più paura dei ragni. È così semplice, davvero. Dire che a me la paura non mi è passata, pensa un po'. Mannaggia la miseria. Omori, grazie per aver trovato il coraggio. Ok, quindi abbiamo superato un'altra delle sue fobie. Guarda caso, ovviamente, ripeto, la fobia dei ragni. Mannaggia tutto. Foresta fatua, perfetto. Un nuovo ambiente da esplorare, comunque in cui cercare Basil, fondamentalmente. A ripensarci, cerchiamo Basil da qualche altra parte. Questo posto mi fa venire i brividi. Non essere infantile, Kel. C'è solo qualche ragnatela qui e là. Ah, hai un ragno nei capelli. Cosa? Dove? Toglielo subito. Ah, stavo scherzando. Chi è infantile adesso? Ah, non sei per nulla divertente, Kel. C'è tanta nebbia, in effetti. Però cercheremo di fare attenzione, vero ragazzi? Io mi chiedo quanto siano lontani i ragni che si aggirano per queste zone. Allora, anguria, aletta di pollo. Dai, è buona le alette di pollo. Andando... Ah, ma qua c'è un carrello. Cioè, potevamo salire sul carrello. Mamma mia, pure sto posto, raga, è enormemente esplorabile. Penso che potrò perdermi. Oddio, ecco i gruppi di ragnacci. Madonna, dei fiammiferi. Quindi la candela non la possiamo accendere. Ma qua che sta succedendo? Un libro poco interessante. Ho letto ogni libro su questo scaffale almeno 20 volte. Se solo ci fosse qualcosa di più interessante da leggere. Questo è un libro interessante. Ah no, questo è poco interessante. Quindi vabbè, queste sono ovviamente missioncine secondarie. Che magari danno, non so se danno tipo punti esperienza o robe del genere. Oh! Ecco, va bene. E Hiro ha paura dei ragni, quindi immagino che non riuscirà poi tanto a combattere. Però coniglio insetto, così sono carinissimi, insomma. Immagino che comunque più si vada avanti, più i nemici ovviamente aumenteranno, diciamo, di livello, no? Aia, minchia, picchiano forte questi, eh. Ok, ci siamo, ragazzi. Abbiamo, minchia, 354 punti esperienza. Porca miseria, Kel sale di livello, fantastico. Vabbè, almeno so che qui danno parecchi punti esperienza. Il punto è che dovremmo trovare un luogo picnic, ragazzi, un luogo ristoro. Vediamo se riusciamo a trovarlo qua in giro. È carinissimo sto po'. Cioè, oddio, no, cioè, no. Ritiro quello che ho detto, carinissimo un paio di palle, in effetti, perché è tutto fuorché carino. Allora, immagino che questo coso gigante darà un sacco di punti esperienza, però volevo un attimo. Ecco il picnic, ci siamo. La vegetazione qui è davvero fuori controllo, eh? Siete così coraggiosi ad attraversare questa foresta? C'è anche un vecchio carrello qui, chissà per cosa veniva usato. Perfetto, almeno qua ragazzi possiamo comunque curarci e comunque salvare all'occorrenza la partita, ovviamente. Mi chiedo dove diavolaccio potremo mai trovare Kel, Basil comunque, perché sto posto, ripeto, è bello grandicello, eh. Uno specchio volante, ci sono i miei amici che mi guardano con affetto alle spalle. Ed è strapieno di ragni, ovviamente, dove ci giriamo e giriamo comunque ci sono ragni, quindi proviamo a seguire il binario qui, oddio. Quel coso enorme cos'è? Ok, anche questo piccolo incontro è stato vinto. Infatti immaginavo, ragazzi, quel vaso comunque adesso era in coppia con un altro ragno. Però da parecchi punti esperienza, ovviamente, il che è positivo. Quindi vediamo un po', regalo. E qua è ovviamente chiuso. Che cos'è questa roba? È viscida, è puzza di mele marce. C'è un'altra foresta che ci attende dall'altro lato. Forza, apri, fai questo coso a pezzi.
Oh, come? Stai forse chiedendo il mio aiuto, Kel? Che evento raro, stai indietro, ti faccio vedere come si fa. Userò tutta la mia forza su questo strano grumo. Vediamo se ce la fa Aubrey a sfondarlo, ma... come immaginavo. Beh, è stato imbarazzante, dovremmo trovare un altro modo per passare. Sì, sarà meglio. Quindi ovviamente manco Aubrey è servita, ragazzi, purtroppo. Quindi ci dovrà essere un altro modo per sfondare sto muro. Proviamo magari a parlare con questo coso. Ah, sto funghetto... Ah, parla! Ti va di realizzarlo e mangiarmi? Ma anche no, è bruttissima sta cosa. Cioè se... Io pensavo che questo coso fosse amichevole, ragazzi, se proprio la devo dire tutta. Sinceramente, orso raro, me devo preoccupare tantissimo allora. Azzo! Minchia, colpisce forte sto bastardo. Ma porca loca. Dovevo usare Hero per curare Aubrey, ma mi sa che il tutto sta andando proprio malissimo, ragazzi. No, ragazzi, è troppo forte. È troppo forte, è meglio darselo un attimo a gambe. Io vi giuro, pensavo che fosse un amico, insomma, fosse, cioè, un amico, fosse qualcuno con cui parlare. Non mi aspettavo questa aggressività. Ovviamente, ragazzi, dopo aver registrato questo video, comunque, avendo un po' di tempo, mi metterò comunque a livellare il più possibile, visto che a quanto pare... Ah, hai paura di annegare, quindi di qua per ora non possiamo proprio andare. Di qua non possiamo passare, quindi dobbiamo trovare un'altra soluzione, ragazzi. La tele è circondata da ragni. Forse accendendo la luce si può allontanarli, però io pensavo di doverli semplicemente affrontare, invece non è manco quello che devo fare. Aspettate, forse ci sono arrivata, aspettate, perché qua sotto ci sta il carrello, ragazzi. Forse è col carrello che dobbiamo sfondare quella roba, non mi ricordo se ci passava sotto la rotaia, ma vedremo presto se questa è la risposta giusta, perché a qualcosa deve pur servire. No, cazzo. E mo come faccio? Cioè, manco questo posso usare, ma anche il carrello così, ma che palle. Cioè, giustamente non avevo notato che i binari erano interrotti. Ma qualcosa si dovrà pur fare, scusate. Manca una sezione del binario. Cioè, dovrò avere una qualche possibilità, no? Ho trovato dei fiammiferi, attenzione. Allora, questi fiammiferi potrebbero essere utili. Dobbiamo vedere se ci danno la risposta alle mie perplessità. Nel senso, se accendendo la candela i ragni si allontanano. Ok. Non è che si... Ah! Che cazzo è successo? Ma che cazzo è successo? Cioè, c'è sta mamma ragno che... Oddio! No! Ma è terribile sta cosa, ragazzi, scusate. A parte che non penso che i fiammiferi dureranno in eterno, tra l'altro. Per cui direi di muoverci, tra l'altro, ma... qua c'è un binario. Ho trovato un binario di legno. Addio! Quanti ne dovrò trovare? Perché mi sa che ne manca più di uno, non vorrei dire. Ma proviamo a guardare, ragazzi. Allora, noi... Allora, infatti siamo arrivati qua, mi sa, e poi... Allora, fatemi... No, ne manca più di uno. Perché vedete, sì, il carrello deve passare da qui per sfondare sta cosa. Ma manca uno, due e tre pezzi di binari. Tre, ben tre, ragazzi. Mica cazzi. Non è uno scherzo. Dove li trovo gli altri due? Perché fino ad ora ne abbiamo trovato soltanto uno. Ah, qua vuol dire che mi devo tipo sbrigare. Cioè proprio dare proprio una fretta assurda. Ok, ho trovato il secondo. E questa cosa è super positiva. Ma... Ah, ecco, mi ha preso. Mi manca a trovare il terzo, ragazzi. Ma non capisco perché questo ragno schifoso mi debba prendere con le sue luride zampe pelose. Ma vediamo... Oddio. Quindi dove sarà mai l'ultimo pezzo di binario? Qua ci sono venuta. Mi sembra di no, non vorrei dire, ma mi sembra che... Eccolo qua, ragazzi. Perfetto, preso. Preso! Fantastico! Ecco, alla fine mi deve via lo stesso. Mannaggia, per quanto provi ad affrettarmi. Va bene, allora, adesso possiamo posizionare quindi i tre pezzi di binario che mancano, ragazzi. Allora, qui c'è il primo... Vuoi mettere un binario di legno qui? Assolutamente sì. Perfetto. Uno. Due. Tac. E...
tre. Adesso sì, ragazzi, adesso sì. Possiamo prendere il carrellino e sfondare quel muro di muco come se non ci fosse un domani. Dio santo, andiamo. Voglio proprio godermi lo spettacolo. Via. Perfetto, sto aumentando la velocità, ragazzi. Sto aumentando la velocità. Non vorrei che ci accappottassimo. Boom, bitch. Problema risolto, muro sfondato. Minchia, sembrano tanti gloom questi fiori. Ecco qua, oddio. Ma che cavolo. Ma dove siamo? Cos'è sto posto incredibile, fantastico? Un castello. E mo il picchienicche. Eccolo il picchienicche, pare che mi hanno ascoltato. Basil, sei qui. Basil, dove sei? Sembra che Basil non sia nemmeno qui. Guardate, è Mari. Mari, Mari. Oh, ciao. Avete tutti attraversato la foresta. Sono fiera di voi. Mari, ho avuto così tanta paura. Oh. Hiro, dai, un po' imbarazzante. Oh, è in momenti come questi che vorrei che Basil fosse qui. Direbbe a Hiro che i ragni sono innocui, utili alla natura o cose simili. Forse così non li troverebbe tanto terrificanti. Non so quanto aiuterebbe in questo momento. Oh, Hiro, dovrei affrontare questa paura prima o poi. Oppure peggiorerà col tempo. Forse, o oh, magari mi passerà da sola crescendo. Non sai mai che sorprese porterà il futuro. Bene, questo posto è strano comunque. Ovviamente mangiamo le nostre care caramelle o tofu, qualsiasi cosa sia. Salviamo la partita e vediamo cosa abbiamo qui, tra l'altro. Il negozio. Ah, io intanto direi di prendere un conservita, ragazzi, visto che ci siamo e visto che ce le abbiamo comunque le vongole. Ok, compriamo un po' di sta roba, ragazzi. Nachos, popcorn che curano la salute di tutti. E bibita saporita. Dai, almeno abbiamo fatto un pochettino di rifornimento. Perfetto, andiamo ad esplorare sto posto allora. Oddio, perché sembrano zombie sta germotalpa? Ma che è? Oddio, ma che gli è successo a ste germotalpe? What the fuck? Ma cos'è sto posto? Perché ste cose sono morte? Sono tipo morte? Oddio, ma mi devo preoccupare sul serio allora. Aspettate. Oddio. Ma è uno sterminio. Oddio, che era? Oddio, il rumore non mi è piaciuto per niente. Oddio, ragazzi, adesso sono cazzi amari. Io non mi aspettavo che ci fosse un boss in questo esatto momento, sinceramente. Allora, intanto provo, ragazzi, ad iniziare ad utilizzare un po' queste benedette emozioni. Oddio, una scolopendra. Che schifo, ah, che insetti orribili. Perfetto, quindi poesia triste sulla scolopendra e gioia su Omori. Quindi, vediamo un pochettino. No, pure le germotalpe no, per favore. Le germotalpe tenetele dove stanno. Minchia, regà, mi sa che noi gli facciamo un cazzo di danno a sta cosa. Non vorrei dire. Ovviamente mo colpiamo la germotalpa, non la scolopendra. Ma questa è una... Oddio. È una gran bella fregatura, ragazzi. Seppure magnata la germotalpa, che schifo. E ha recuperato... Ah, prova gioia, ha recuperato vita. Oddio, ragazzi. Non so che dire, ragazzi. Veramente non me lo aspettavo. E non mi aspettavo che fosse veramente così forte in questo esatto momento. Cioè, così improvvisamente, capite? Quindi non so. Facciamo provare gioia pure a Obri e vediamo che cosa succede. Comunque non gli facciamo tanto danno, eh. Poi tra l'altro ci ha fatto fuori proprio Hiro, che poteva servirci per curare magari i nostri amici. No, l'ha pure mancato. Ma che sfiga. Oddio, regà. Oddio. Oddio. No, ho fatto fuori Obri. Oddio, ma che cazzo è successo? Eppure la germotalpa, accidentaccio. Madonna santa. Cioè, ci fa danni pure la germotalpa della ceppa. È terribile, ragazzi.
È terribile tutto ciò. Recupera anche vita, ovviamente, sta stronza. È davvero terribile. Niente, ragazzi, la situazione è tragica perché Omori ha resistito per miracolo, ma non credo che riusciremo, insomma, a vincere questa dura battaglia, purtroppo. Omori è morto, ovviamente, quindi ci dà il game over. Mannaggia la miseria, ragazzi, mannaggia. Niente, ragazzi, ci ho riprovato, ma mi sa che a questo livello non è possibile. Meno male che ho salvato prima, ragazzi, come sempre, perché ovviamente questo adesso mi darà la possibilità comunque di livellare il più possibile per poter riuscire a sconfiggere questo boss. Io, insomma, avevo capito che appunto i boss sarebbero stati comunque un po' una spina nel fianco, ma veramente non mi aspettavo, ragazzi, che fosse così complicato, tra virgolette, il livello di difficoltà. E quindi è una cosa che comunque ti obbliga, ovviamente, appunto, a livellare il più possibile. Quindi per oggi, purtroppo, ragazzi, il video finisce qui. Non ho altra alternativa. Mi toccherà appunto mettermi di impegno per cercare di livellare, ovviamente, offline. Chiedo scusa per questo inconveniente, ragazzi, ma veramente, ovviamente, non è purtroppo dipeso da me. Aspetto come sempre i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!